Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi vi voglio parlare di quello che secondo me è una delle differenze molto importanti che ci sono nell'esecuzione del muscle up e che distingue un'esecuzione del muscle up come quello alla sbarra e quello che distingue invece la muscle up, per esempio, eseguita agli anelli. Ho fatto un bellissimo video corso e completo sull'esecuzione e sulla didattica del muscle up, lo trovate sul mio sito. Per altri video potete visitare il mio canale YouTube, iscrivetevi al mio gruppo qui su di Facebook. Allora, mi è stato chiesto, ma perché il muscle up alla sbarra dovrebbe essere più difficile rispetto a quello agli anelli? E perché io trovo più facile quello alla sbarra rispetto a quello agli anelli? Allora, mi è stata posta questa domanda e per curiosità mi sono fatto inviare due video. Un video del muscle up agli anelli e un video del muscle up alla sbarra. Perché questa persona andava a percepire il muscle up alla sbarra più facile rispetto a quello agli anelli? Semplice, perché in quello agli anelli eseguiva la transizione, mentre in quello alla sbarra la transizione la saltava completamente. Allora, giustamente gli ho chiesto, prova ad eseguirmi uno slow muscle up alla sbarra e vediamo quale è più difficile. E giustamente, come avevo previsto, il muscle up alla sbarra controllato è molto più difficile rispetto a quello alla sbarra. Logicamente non fa testo la sbarra che è divisa e non ha una continuità, perché avete lo stesso vantaggio di andare ad eseguire il muscle up agli anelli. L'idea è che sia nella sbarra divisa sia nel muscle up agli anelli io posso buttarmi avanti in quella parte di movimento dove finisce la transizione e inizia la parte di spinta, mentre questo tipo di facilitazione alla sbarra non ce l'ho, perché io devo rimanere sempre dietro. Quindi diciamo che la transizione tra la parte di trazione e la parte di spinta è molto più difficile in quella alla sbarra controllato rispetto agli anelli, ed è per questo che io considero il lavoro agli anelli un lavoro didattico di preparazione al muscle up controllato alla sbarra. Ok, ci vediamo al prossimo video.